si sono ritrovati poco prima delle 5 di mattina per far volare 70 lanterne nel cielo di San Sepolcro. Così i biturgensi hanno voluto ricordare un simbolo del borgo che non c'è più, la Torre di Berta, battuta dall'esercito tedesco in ritirata il 31 luglio 1944. Il suono del campanone del Duomo ha rimbombato nella piazza principale del borgo al momento esatto in cui, 70 anni fa, la torre crollò dopo essere stata imbottita di esplosivo. Abbiamo fatto una scommessa su un orario molto particolare, ma d'altronde era questo l'orario in cui è stata abbattuta la torre, le 5 del mattino del 31 luglio del 1944. E 70 anni dopo, 70 anni precisi dopo, abbiamo chiesto ai cittadini di San Sepolcro di trovarsi in piazza proprio quell'ora per condividere un brevissimo momento. Una cerimonia semplice su un'idea dell'ANPI, questa di lanciare delle lanterne. Ogni persona che è venuta in piazza ha voluto prendere una lanterna e lanciarla in cielo. E allora è venuta in pochi secondi al suono delle campane, ai 70 rintocchi delle campane della cattedrale, c'è stata davvero un'atmosfera unica. Questo dimostra che ancora la Torre di Berta tocca le sensibilità e tocca l'intimo di ogni cittadino biturgense. Una torre che tanti di quelli che erano in piazza, me compreso, non abbiamo mai visto, ma ci abbiamo dentro di noi per i racconti, per le storie e per il vissuto. Una torre che ci manca davvero, e questa mattina tanti cittadini, tanti giovani devo dire, l'hanno dimostrato con una presenza breve, sentita e forte. Ecco, a 70 anni di distanza San Sepolcro è anche città della pace. In un momento in cui la pace viene un po' a mancare in giro per il mondo, un messaggio positivo che viene lanciato. È davvero importante far questo, perché in questo momento storico lanciare tutti i segnali di pace che possiamo, che riusciamo e che vogliamo è davvero decisivo lanciarli. Allora proprio questa mattina l'abbattimento di un simbolo della città, della torre, un segno anche di violenza, una ferita sulla nostra comunità, dire che lanciamo al cielo dei palloncini colorati, dare un messaggio di pace era assolutamente importante, e tante persone l'hanno capito, a partire dalle associazioni che hanno partecipato, tantissime, e i singoli. Quindi in 10 minuti dalle 4.50 alle 5 la piazza da vuota si è riempita, è stata una magia di pace, un segno che tutti noi vogliamo lanciare e rilanciare al mondo. Presenti in piazza anche tanti testimoni di quella terribile giornata per San Sepolcro. Sì, la ricordo come qualcosa di enorme, grande, mastodontico, e rassicurante anche, perché le campane che radunavano e suonavano a festa quando era festa, in quel momento suonava per l'allarme aereo. Allora non esistevano altri mezzi per radunare, che so, i vigili, i volontari, se esistevano, io non ricordo, ero una bambina di 12 anni, poi ricordo quel giorno come qualche cosa di una nottata, anzi quella nottata, perché fummo avvertiti da qualcuno, da dei volenterosi che avvertirono che sarebbero saltati la torre, dissero, ma saltarono altre cose. Io abitavo in fondo a via Piero della Francesca e eravamo fummo avvertiti e andammo in un fondo di un palazzo antico, rimanemmo lì molto tempo. E io ricordo di essere stata proprio sollevata prima ancora di sentire il rumore, la pioggia, questi massi che piovevano, che è durata a lungo, e ecco, sollevata da terra, e le candele si sono spente e abbiamo capito che la torre non c'era più. Ma sono saltate altre cose nella nottata, Porta del Ponte, Porta Tunisi oggi credo che si chiami così, cioè, fu una nottata difficile. Fu subito evidente che non sarebbe stato possibile ricostruirla. Io non lo so, ma certamente in quel momento la precedenza veniva data a cose molto più importanti: mancava la luce, mancava l'acqua, non c'era la viabilità. Le macerie arrivavano fino lì, coprivano queste porte, quindi già camminare, andare e muoversi era difficile. Avevo 17 anni. Prima che venisse distrutta la torre venivo spesso con mio padre. Il mio babbo era bidello delle scuole elementari e quindi veniva ogni mattina a suonare la campana che era nella torre, che era, diciamo, l'avviso che fra poco sarebbe cominciata le lezioni delle scuole elementari. Io avevo 17 anni, ero a Taddeo di Monte Casale quando avvenne il triste avvenimento della demolizione.
e dopo pochi giorni ritornammo a San Sepolcro e insieme agli altri ampi dell'Associazione Nazionale Partigiani ci mettemmo sulle mura per impedire ai tedeschi di rientrare dentro la città. E per più di un mese siamo stati tutte le notti a difendere le mura per impedire ai tedeschi di rientrare dentro, quindi abbiamo liberato la città da noi. Ecco, quelle macerie quanto fecero male ai borghesi? Sì, fu una cosa molto triste e poi furono, diciamo, accatastati e poi portati via successivamente, dopo la liberazione, insomma. Sotto il profilo storico cosa significava questa torre per Viturgenzi? Ma era il punto di ritrovo della città, anche nell'antichità. Nell'antichità era il simbolo che rappresentava la potenza, la forza della nobiltà, del governo della città. Poi successivamente era diventato il punto di riferimento di una piazza che era senza, alla quale era stato tolto il palazzo appunto dei signori 24 che l'avevano fatta costruire, ed era rimasta il perno, direi, della piazza attorno alla quale si svolgevano il mercato, si svolgevano le manifestazioni principali. Quindi ecco, era un punto di ritrovo per tutti, e la mancanza di fatti è impoverito la città e soprattutto anche la piazza, che ora ha poco più, direi, la caratteristica che aveva una volta. Ecco, ma si è mai capito perché i tedeschi vollero abbattere questa torre? Ma io credo che sia stato più che altro un gesto di disprezzo, di distruzione pure semplice, perché strategicamente non aveva nessun significato. Fu così, uno spregio pure semplice, una stupidità. Siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia.